Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Oggi, come avete visto nell'unboxing che ci ha preceduto, vi presentiamo il Proscenic 850T. È un prodotto che può essere connesso anche col nostro dispositivo vocale e in più non solo aspira, ma lava anche. Adesso vi faremo vedere la configurazione con l'applicazione, poi dopo il passaggio sul nostro assistente vocale, ma nel frattempo vi facciamo vedere molto velocemente gli accessori che trovate anche dentro la scatola. Ve li abbiamo fatti vedere, ma adesso un po' più nello specifico. Due spazzole rotanti. Due sono già state installate, montate. Da Miki, basta semplicemente pressarle e con la clip si fissa. Manuale di istruzioni. Questo è il filtro di sostituire, che è quello di ricambio. Questa è la spugnetta di ricambio per poterlo sostituire, l'accessorio che dà la possibilità di lavare anche il pavimento, il telecomando, la basetta di ricarica, il nastro magnetico per impedire al prodotto di entrare in una stanza dove non volete, la spazzolina per poter pulire. Quello che accadrà adesso è che noi andremo ad appoggiare il robottino. Si ricarica, adesso lo vedete verde perché l'ho tenuto un po' sotto carica, non lo abbiamo ancora configurato, lo faremo adesso con voi. Giriamo il prodotto nella parte sottostante, sotto la ruota trovate il tasto 1 e 0. Schiacciate 1, si accende. Altra cosa, ci sarà da tenere premuto il simbolo della casetta che trovate qui sulla parte sopra, in modo tale da creare la configurazione per il pairing. Adesso passiamo sull'applicazione e vi facciamo vedere il tutto. Entriamo nell'applicazione, naturalmente la Proscenic, quella con il blu, perché ce ne sono due. Se scaricate quella sbagliata non vi preoccupate, vi dirà che c'è la possibilità di andare a scaricare quella corretta e vi rimanderà direttamente. Tasto più in alto a destra, pulizia, scorrendo trovate questo modello, l'850T di Torino. Ci premiamo sopra, ci dice di controllare se è acceso, quello che vi ho fatto vedere poc'anzi, gli diamo la conferma che il dispositivo è acceso e andiamo sul prossimo. Come vi dicevo, tenete premuta il tasto della casetta sulla parte sopra del prodotto finché non sentirete il beep ed inizierà a lampeggiare il wifi. In questo momento sta lampeggiando, confermiamo che sta lampeggiando e andiamo in prossimo. E adesso inseriamo la password e ci rivediamo dopo. Abbiamo inserito la password del wifi, adesso ci dice di andare nelle impostazioni del telefono, ci dice di collegarci direttamente col wifi del prodotto. Vediamo se compare, eccolo qua, Proscenic. Noi ci colleghiamo a questo, aspettiamo che venga fuori la conferma, torniamo nell'applicazione e adesso sta avvenendo la ricerca e ci rivediamo alla fine. Come vedete dal pop-up, il nostro dispositivo vocale ha riconosciuto e connesso il prodotto. Vediamo il fatto. Partiamo dalla parte in alto, dove troviamo eventuali notifiche col simbolino della campanella. Poi troviamo questo simbolo con tre quadrati e un rombo, dove troviamo la possibilità di programmare le pulizie. Quindi già direttamente gli potete dare un'ora di rizio da ripetere con quale modalità volete voi, quindi pulizia di un solo punto, lungo i bordi, modalità di lavaggio o automatica. A che ora dovrà iniziare e quante volte vorrete che questa operazione venga ripetuta. Poi troviamo tutti i record di pulizia che sono stati fatti, in questo caso non ce ne sono. Troviamo il telecomando da remoto che ci permetterà di comandare il nostro robot aspirapolvere. Possiamo scegliere se visualizzare i LED accesi o spenti sopra il nostro robot. Andando a schiacciare e posizionare il dispositivo, partirà una musichetta nel caso in cui lo abbiate smarrito nei meandri della vostra casa. Registro dei consumi, molto importante, vi fa visualizzare in che stato si trovano le parti di ricambio. Poi, andando a cliccare, vi dirà che cosa dovete fare una volta che arriverete allo 0%. Potete riavviare il dispositivo e avere il contorno della mappa, quindi io lo selezionerei così c'è sempre un contorno. Cosa importante, nella parte sotto c'è la mappatura che fa il robot. La mappatura non rimane memorizzata. Il tasto del bersaglio, diciamo, vi permetterà di riposizionare il robottino nella parte centrale dell'inquadratura della mappa. Andando invece a schiacciare il tasto sotto, potrete andare a impostare la potenza di aspirazione. Andando a sostituire, come vi faremo vedere dopo, la vaschetta raccogli solo polvere con quella che invece aspira e lava contemporaneamente,
potremo andare a impostare anche il volume dell'acqua che verrà erogata. Andando a schiacciare inizia ricarica, lo farete tornare alla base di ricarica. Pulizia automatica, partirà automaticamente la pulizia e da lì potrete sempre andare poi a schiacciare il tasto sopra per andare a cambiare la potenza di aspirazione. Dovrebbe, da quanto ho letto, andare a riconoscere anche il suolo del tappeto, quindi una superficie diversa, e aumentare automaticamente la potenza di aspirazione. Andando a schiacciare bordi, il robotino partirà con la sua pulizia, ma farà solo il perimetro delle mura di casa. Andando a selezionare punti, nel caso in cui dopo aver fatto la mappatura vi accorgete che magari un determinato punto non è stato fatto in maniera accurata, potete andare a selezionare sulla mappa generata in quel momento un punto in cui farlo ripassare nuovamente. Andando a selezionare lavaggio, dovrete aver installato il serbatoio dell'acqua e partirà solo col ciclo di lavaggio e aspirazione. Nella parte in alto a destra abbiamo le impostazioni, dove abbiamo le informazioni sul dispositivo di fabbrica, poco importanti. Potete modificare il nome, generalmente questa tipologia di prodotti gli si dà il nome di Ambrogio, che fa molto chic, quindi noi gli mettiamo Ambrogio. Potete scollegare il dispositivo dall'applicazione, potete condividere il dispositivo con un altro account Proscenic, gestire queste condivisioni, fare gli aggiornamenti eventuali di firmware e ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica. Ora passiamo direttamente all'app della nostra assistente domotica, entriamo all'interno dell'app e come potete già vedere nella parte centrale risulta già connesso un nuovo dispositivo. Perché? Perché Michele aveva già installato la skill Proscenic. Nel caso in cui non abbiate prodotti Proscenic già installati e configurati con l'assistente domotica, dovete andare in skill e giochi, cercare Proscenic, la prima, e andarla ad attivare. Qui non andiamo a cliccare, ma troverete il tasto attiva. Automaticamente la riconoscerà e ve la ritroverete all'interno dei vostri dispositivi. Naturalmente potete comandarla qui dal vostro cellulare o anche vocalmente, dando il comando, in questo caso si chiama Ambrogio, dicendo avvia Ambrogio. Andiamo a vedere velocemente come mettere e togliere i nostri contenitori. Questo è il contenitore per l'aspirazione della sola polvere. Qui troviamo il filtro estraibile e lavabile. Ricordatevi di asciugarlo bene e poi di rimetterlo, altrimenti rischiate che vi dia errore. Schiacciando la levetta si va ad aprire, si va a svuotare e poi per rimetterlo stessa cosa, tenete premuto e lo rinfilate. Se invece volete sia aspirare che lavare contemporaneamente, lo fa con quest'altro contenitore. Qui c'è un coperchio in silicone dove potete inserire, mi raccomando, solo acqua. E qui avete il massimo dosaggio di 300 ml. Nessun detersivo all'interno perché può andare a rovinare gli ugelli. Al massimo potete mettere qualcosa per la pulizia direttamente sul panno. Stessa cosa, andiamo a schiacciare la leva posteriore e lo inseriamo a clip e lui è pronto per aspirare e lavare. Andiamo a fare una prova, viene garantito che ha un sistema di riconoscimento del vuoto degli scalini, quindi noi esageriamo e lo facciamo partire sul tavolo, tanto è nuovo, non è ancora girato da nessuna parte, quindi abbiamo tutti spazi vuoti intorno a lui, ha soltanto questo piccolo spazio, proviamo a farlo partire. Avvia Ambrogio. Partito, va molto lanciato. Direi che funziona. Sembra che si lancia nel vuoto, ma poi resiste e non si butta, vero? Vai. Adesso gli ho schiacciato, cioè, guardate, abbiamo la base di ricarica sul tavolo e sta tornando anche lì sul tavolo la sua base di ricarica. Doppia prova, abbiamo schiacciato al volo il tasto della casetta e lui subito è tornato alla sua casetta a ricaricarsi. Perfetto.
Bene ragazzi, questo era il video inerente il Proscenic 850T. Sto girando la conclusione del video dopo un po' di giorni che lo sto utilizzando e sinceramente siamo pienamente soddisfatti. La persona che mi interessava colpire di più con questo prodotto era mia moglie, che era abbastanza scettica all'inizio, invece devo dire che è assolutamente entusiasta del prodotto. Vi do un'altra notizia. Il prezzo attuale è 169 euro. Quando l'ho preso io, circa una settimana e mezza fa, era a 229 con uno sconto, un coupon a 40 euro, quindi l'ho pagato 189. Attualmente su Amazon, con mio sommo rammarico, e per qualcuno che lo vuole acquistare di voi, è a 169 euro. Quindi se avete intenzione di prendere un robottino che non costi tantissimo, che faccia tutto e che si comandi con il nostro assistente vocale, questo è il momento. Vi lascio qui sotto il link in descrizione e vi dirò di più. Più avanti farò le prove anche per il lavaggio, perché attualmente non l'ho ancora usato per lavare il pavimento, e farò un video anche su quello e vi saprò dire. Per adesso siamo totalmente soddisfatti. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!